Intanto ringraziamo Ascani di essere venuto a visitare il nostro spazio, siamo contenti di averti qua. E una prima domanda così al volo, hai frequentato gli spazi sociali occupati anche nella tua città, in qualche modo hai sempre contribuito a fare in modo che siano vivi questi spazi e che comunque portano anche un messaggio culturale, di controcultura, di socialità, di aggregazione. Cosa ne pensi? Anche noi qua a Fano abbiamo occupato questo spazio da poco più di un anno, cercando di, tra mille difficoltà in una piccola città, anche di aggregare, di costruire un tessuto sociale allargato al mondo dell'associazionismo, al mondo, a tutto quello che gira intorno a quello che può essere un'idea di cambiamento anche della città e di costruzione dal basso della città. Cosa ne pensi anche tu? Di questi fenomeni sociali, perché poi spesso vengono anche, diciamo, c'è una descrizione degli spazi sociali o anche di quello che emerge, che spesso è falsata anche a livello di informazioni. Intanto grazie per l'invito. Anche se le giuline sono un po' infantilizzate, sono tutti bambini perché 2 anni. Sì, comunque va bene lo stesso. Ma che dire, nel senso, a prescindere dalle mie idee politiche rispetto a che cosa è, cosa dovrebbe essere, cosa è stato nel tempo, insomma, l'occupazione, l'autogestione degli spazi, io vorrei dire molto semplicemente a chi sostiene che è un atto illegale, perché ovviamente è illegale occupare uno spazio, ovviamente, però senza stare a dire che se uno spazio viene occupato da 30-40 persone, restituito al territorio, eccetera, eccetera, diventa un valore, soprattutto se questo spazio non è casa mia che viene occupata da qualcuno, bensì un posto che come questo qui era abbandonato, per cui significa ridare vita a qualcosa che prima era morta. Ma a parte questo, questo lo dico a chi non frequenta proprio gli spazi sociali, gli spazi occupati, a chi è anche contrario, non solo per una questione di legalità, ma proprio filosoficamente contrario, che invece questi spazi forniscono alla città qualcosa di cui la città ha bisogno. Allora, ma anche a livello economico, nel senso che se un ragazzo che esce di casa e deve, per andare in birreria può andarci una volta a settimana, perché una birra gli costa 8 euro, 10 euro, in uno spazio sociale questa, occupato di questa birra invece gli costa 2, quel ragazzo uscirà di casa 3 volte e non una. E se per andare al teatro devo spendere 20 euro, 30 euro, 50 euro per vedere lo spettacolo, mentre in un posto come questo uno spettacolo lo posso vedere magari in una situazione anche meno organizzata, male organizzata rispetto a quello che è un teatro che viene finanziato a livello regionale, comunale, provinciale, nazionale, però vedo, cioè, la possibilità di vedere uno spettacolo e vederlo con il prezzo di una sottoscrizione, e io tiro fuori le persone dalle case non una volta al mese ma 10 volte al mese. E quindi è un po' come quando ci stanno gli operai che scioperano e quelli che invece entrano lo stesso, no? Se poi gli operai che scioperano ottengono qualcosa, l'aumento dello stipendio, la diminuzione dell'orario di lavoro, una condizione lavorativa migliore, le ottengono non solo per loro, ma le ottengono per tutti, pure per i cronini che sono entrati. Per cui, dico, paradossalmente, a prescindere dalle nostre idee politiche rispetto a che cos'è l'auto-organizzazione, l'autogestione, l'occupazione dello spazio, questo, uno spazio occupato serve anche a quelli che loro frequentano proprio, perché serve in generale alla società. Serve, è chiaro che poi se ci dobbiamo mettere a ragionare su cosa è illegale e cosa non lo è, ci mettiamo un attimo, io, te e tutti quanti noi, a dire che questa è la cosa illegale. Non ci vuole un Zagrebelsky, insomma, un costituzionalista per dirla sta cosa. Però rispetto, e quindi c'è anche una responsabilità delle persone che occupano lo spazio, delle persone che lo frequentano, perché sanno che hanno fatto un atto illegale. Ma questo atto illegale, però, a livello proprio antropologico, in un certo senso, si trasforma in un punto interrogativo per il resto della società. Come dire, questo è un atto illegale, sì,
ma questo è veramente un atto illegale? Cioè, questa è veramente illegalità? Quando parliamo di illegalità, di cosa parliamo? Chi commette diciamo, un reato come quello dell'occupazione di uno spazio sporco, distrutto, che viene restituito al territorio, pone proprio un punto interrogativo. Cioè, guardiamoci gli occhi negli occhi, come dicono i francesi, e questo è illegale? Sì, questo è illegale, ma è veramente illegale? Poniamoci questo dubbio, che non c'è una linea che divide la legalità dall'illegalità, questa è la legge. La legge è un insieme di segni su un pezzo di carta. Nella società tutto è molto più, come dire, adesso è molto in modo come termine, è tutto molto più fluido, ma diciamo che nella società non ci abbiamo realmente una linea che divide il bianco dal nero, ma ci abbiamo in qualche modo un punto A e un punto B. Questo è legale e questo è illegale. Tutto quello che sta in mezzo, discutiamone. Ma infatti, rispetto anche al discorso di come porsi sulla tematica della legalità, noi diciamo che fin da subito abbiamo posto un altro tipo di questione, dicendo cos'è legittimo, cioè cos'è la legittimità e cos'è la legalità. Cioè, è evidente, se siamo qua dentro adesso, che noi abbiamo ritenuto legittimo restituire uno spazio abbandonato da oltre 20 anni alla collettività. E quindi automaticamente uno fa una scelta.